Si è concluso qui a Firenze il lungo, intenso e partecipato lavoro degli Stati Generali della Salute in Toscana, con uno sguardo al presente, uno sguardo attento per capire com'è la realtà e una proiezione ai prossimi anni, naturalmente, al nuovo modello che si vorrebbe realizzare. Il documento, approvato a maggioranza, era stato presentato qualche giorno prima al ministro Speranza, proprio in un'altra iniziativa qui a Firenze. La prima questione è quella delle risorse. Ne servono di più, insiste il presidente della regione. Ci sarà 1 miliardo per la Toscana, risponde Speranza. Serviranno queste risorse anche per realizzare il primo centro di ricerca sulla pandemia a Siena. I progetti per il futuro ruotano attorno ad una migliore assistenza territoriale, certamente obiettivo non facile da raggiungere, che ogni gruppo politico condivide ma declina in forme diverse. Li ascolteremo tutti i gruppi in questa nostra trasmissione. L'ultima seduta del Consiglio regionale ha affrontato molti argomenti e ha approvato diversi atti, per esempio il nuovo piano sulle società partecipate e alcune modifiche alla legge sulla pratica sportiva per renderne più efficace la promozione. In questi giorni scoppia un nuovo caso piombino. La collocazione di una delle due nuove navi gasiere suscita diffidenza e perplessità in Val di Cornia. Intanto il presidente della regione è stato nominato commissario, così come Bonaccini in Emilia-Romagna per la scelta di Ravenna, naturalmente. Insomma, il governo ha fretta. Si trovano tutti d'accordo, invece, i consiglieri sull'introduzione nello statuto regionale del richiamo esplicito all'antifascismo. Oggi cominciamo proprio da qui. Il richiamo all'antifascismo adesso entrerà a pieno titolo tra i principi generali del nostro statuto toscano. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio regionale. In concreto, l'articolo 3 al primo comma definisce ora l'antifascismo come principio costitutivo dell'ordinamento regionale. Per ora è la prima approvazione, ne servirà una seconda, come richiedono tutte le modifiche allo statuto, ma la strada è segnata. C'è anche un richiamo alla promozione della memoria della resistenza. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte della accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Non ci sono divisioni, lo abbiamo detto, e il presidente della prima commissione può annunciare la modifica e parlare dell'argine che questa pone ai rigurgiti nazifascisti di oggi, in attesa poi naturalmente dell'approvazione formale definitiva. Si è conclusa la prima lettura in aula che ha portato alla modifica dello statuto, l'appuntamento adesso è tra 2 mesi per la seconda lettura, a quel punto la proposta di modifica dello statuto potrà diventare legge di riforma dello statuto e quindi lo statuto della Regione Toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. C'è una richiesta di integrare il testo con un emendamento, la presenta Fratelli d'Italia ma viene bocciata. Noi abbiamo convintamente lavorato sia in commissione e chiaramente poi con un voto favorevole in aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo, cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra sconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione. Altre opinioni, restiamo tra i banchi dell'opposizione con le consigliere del Movimento 5 Stelle e del gruppo misto. E mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. E l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni.
Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia, che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia, ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più. Quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che, come dire, devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che, come dire, il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione, che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della filiale statutaria per un approfondimento ulteriore in commissione, perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente, ecco, oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica. Infine, il parere del capogruppo di Italia Viva, dunque del secondo gruppo di maggioranza. Può essere un dato scontato, ma non lo è, il fatto che abbiamo voluto modificare lo statuto e inserire questi principi all'interno della carta fondamentale della Regione Toscana. Con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello statuto della nostra regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che, insomma, quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Il dibattito sulla sanità in Toscana si è sviluppato a lungo nel percorso degli Stati Generali della Salute, prima in commissione, la Commissione Sanità e Sociale, che ha ascoltato tanti soggetti, tanti interlocutori, poi anche in un confronto pubblico. Ne è scaturito un documento che è stato approvato qui in Consiglio regionale e che, come dicevamo, è stato presentato anche al Ministro Speranza nei giorni precedenti. Prima della pandemia si diceva serve un rafforzamento della sanità territoriale, è confermato a maggior ragione dopo? Assolutamente sì, abbiamo bisogno di più territorio, abbiamo necessità di integrare ospedale e territorio, sempre però con un obiettivo, offrire lo stesso livello di servizi a un bimbo che vive nella montagna toscana piuttosto che in un grande centro della nostra regione. Per fare tutto questo dobbiamo realizzare il modello territoriale che potrebbero prendere ad esempio anche le altre regioni italiane. Abbiamo tutte le condizioni, le risorse del PNRR servono a realizzare le strutture, noi dobbiamo assumere nuovo personale, investire in tecnologie, lavorare perché davvero sul territorio il cittadino trovi più servizi. Un grande lavoro, a detta di tutti, lo ha svolto in questi mesi la Commissione Sanità del Consiglio regionale, e allora chiediamo al Presidente Enrico Sostenni di farci una sintesi, molto stringata, dei punti più qualificanti che sono emersi. Beh, difficile, diciamo, un focus sul tema della salute come elemento sul quale incidono tanti determinanti e vanno messi a sistema. Il tema del personale come trasversale fondamentale per la sostenibilità del sistema, la conferma dell'impianto sulle tre aziende sanitarie con la necessità di rivederne la governance e di strutturare in maniera più forte il territorio, l'obbligo di strutturare società della salute in tutte le zone distrette e poi il rapporto del terzo settore, un'omogeneizzazione dell'emergenza urgenza, il tema della non autosufficienza, della costruzione di società inclusive, insomma i temi sono tanti, però questi sono alcuni delle linee più importanti contenute nella risoluzione. Cosa deve cambiare rispetto ad oggi? Beh, intanto c'è un tema di organizzazione che deve trovare una minore verticizzazione delle decisioni e un maggior ruolo del territorio. E poi il fatto che ci sono una serie di spese, dal controllo alla cronicità all'impegno sul personale, che sono in sanità spese e investimento, che vanno rafforzate perché in un momento sono un costo ma negli anni successivi diventano un grande risparmio e un miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Prende la parola davanti al Ministro anche il Vicepresidente della Commissione Sanità. Al momento di quella iniziativa non era chiaro quale sarebbe stato il voto del suo gruppo, che è quello della Lega. Alla fine c'è il no. Per l'opposizione come deve cambiare in sintesi la sanità toscana nel futuro? La sanità toscana deve innanzitutto avere una
medicina territoriale completamente diversa dall'attuale, e va bene che il PNRR dia soldi per costruire le case di comunità, ma queste case di comunità sono fisiche, noi dobbiamo inserirci dentro dei medici, quindi il PNRR manca dei soldi per metterci dentro i medici, quindi o li troviamo o se no saranno cattedrali nel deserto. Soddisfatto del lavoro svolto? Sì, siamo soddisfatti del lavoro svolto, purché non rimanga soltanto un libro dei sogni, nel senso che è importante che venga attuato quanto c'è scritto. Sinceramente non ci sono delle premesse tanto attendibili se l'assessore e la giunta sull'emergenza urgenza, per esempio, hanno fatto delle cose che io le ho lette sui giornali. Fratelli d'Italia addirittura presenta un proprio dossier, una sorta di documento alternativo che spiega al nostro microfono il consigliere Petrucci. Non ci limitiamo a votare contro, presentiamo le nostre proposte per una sanità differente che faranno parte del nostro programma di governo da qui ai prossimi anni. Noi riteniamo che la sanità toscana abbia bisogno di migliore efficienza, di una struttura differente, non soltanto di più soldi, se è vero come è vero che per un in Guinale a Careggi si aspettano 208 giorni, a Torregalli a 3 km di distanza 103, non c'è bisogno soltanto di più soldi, c'è bisogno di maggiore efficienza e di un'organizzazione migliore del sistema. Se è vero, come è vero, che a Pontedera per una protesi d'anca si attendono 278 giorni, ma solamente 20 al San Giuseppe, a Empoli che è a 30 km di distanza, se è vero, come è vero, che al San Giuseppe si attendono 6 giorni per gli interventi di tumore al colon e a Grosseto se ne attendono oltre 40. Quindi c'è bisogno di più efficienza, non soltanto di più soldi, c'è bisogno di più medici, e da questo punto di vista noi chiediamo che vengano inseriti nel servizio sanitario anche i medici laureati e gli specializzandi, ancora prima delle specializzazioni. Chiediamo che si possano fare maggiore finanziare e maggiore borse di specializzazione. Ecco anche le proposte del capogruppo di Forza Italia. Occorre snellire le liste d'attesa immediatamente, dare la possibilità ai cittadini di essere curati in tempi certi, fare una convenzione col privato immediata per snellire tutte le liste d'attesa. Occorre potenziare, lo ripeto, potenziare la sanità territoriale, le case della salute, poter far diagnostica lì dentro, fare una riforma del 118 vera, non come quella che è stata fatta sacrificando i tanti medici e i tanti infermieri ai quali va il nostro ringraziamento perché hanno passato 2 anni a sostenere la sanità italiana, in particolare la sanità toscana, poter far diagnostica all'interno le case della salute e finalmente premiare il merito. Basta con coloro che fanno carriera perché hanno una tessera di partito in tasca, noi vogliamo primari e medici bravi e che meritino il loro posto. La replica della maggioranza è affidata ai due capigruppo e al voto in aula passano anche gli emendamenti presentati dai 5 consiglieri del PD che fanno parte della commissione. Al centro delle nostre indicazioni stanno il rafforzamento della sanità territoriale, una maggiore integrazione tra sociale e sanitario, un maggior ruolo anche da parte dei rappresentanti del territorio, mi riferisco ai sindaci ad esempio. C'è una indicazione precisa per quanto riguarda la rete ospedaliera che deve essere sempre di più collegata appunto alla sanità territoriale, ai percorsi di entrata e di uscita dei pazienti, ma deve essere una rete che non va ulteriormente indebolita dal punto di vista anche del numero degli ospedali, perché anche i piccoli ospedali, quelli cosiddetti di prossimità, hanno dimostrato nella fase di contrasto alla pandemia di essere veramente uno strumento fondamentale e un punto di riferimento complessivamente per tutto il sistema sanitario e per il sistema sociale. E poi il grande tema della digitalizzazione. Un lavoro buono di ascolto che ha portato a confrontare il Consiglio regionale con tanti operatori del sistema sanitario per dimostrare che la riforma fatta nel 2015 era una riforma giusta. Fu molto combattuta, io allora ero presidente della Commissione Sanità, un lavoro straordinario che ha messo in sicurezza l'organizzazione del sistema sanitario toscano, lo conferma ai vertici dei livelli nazionali come modalità organizzativa, grazie anche ovviamente alla qualità
dei propri operatori e professionisti, ma soprattutto dimostra quando la politica fa scelte coraggiose e diventano lungimiranti, queste poi portano dei risultati positivi, l'abbiamo visto sotto il Covid, adesso c'è da riorganizzare il sistema ulteriormente, da migliorarlo rispetto alle risposte nuove che questa pandemia ha fatto emergere, nello stesso tempo c'è una consapevolezza che le risorse servono e da lì c'è un tema che noi abbiamo sempre posto, fosse stato per noi avremmo avuto anche le risorse del MES. Tutti gli emendamenti, anche due proposte di risoluzione, praticamente delle controrisoluzioni, presentati dall'opposizione vengono respinti. Al momento del voto anche il Movimento 5 Stelle dice no, nonostante qualche apertura che si era registrata nei giorni precedenti. È stato un lavoro di un anno intenso e che finalmente ha visto tutti i contributi degli operatori della sanità che hanno affrontato questi due difficili anni di pandemia. Ma quello che ne possiamo adesso trarre è una proposta di risoluzione che ovviamente è stata declinata nella visione della maggioranza che governa questa regione, che noi definiremo estremamente tiepida e tardiva per tanti punti di vista. Tiepida perché gli impegni che si sono assunti sono estremamente generici in alcuni casi, mancano di quegli indicatori che secondo noi sono fondamentali. Molti vengono definiti dal MES, che è l'organismo, il soggetto che ogni anno esprime un giudizio sulla qualità del sistema sanitario toscano, e però per molti altri rimane un'evanescenza delle proposte, degli impegni e la tardività, perché molti di questi impegni che adesso sono stati presi all'interno di questa risoluzione sono derivati fondamentalmente da quelle che sono state le proposte che anche il Movimento 5 Stelle ha fatto nella scorsa legislatura. L'ultimo parere che ascoltiamo è quello della consigliera del gruppo misto, critica sì ma senza eccessi e con un chiaro riferimento alla questione finanziaria. Noi dobbiamo assolutamente agganciare la programmazione e l'organizzazione di tutto il sistema, a partire dalle ASL fino agli ospedali e tutte le strutture correlate. Se noi non programmiamo adeguatamente la spesa, è impensabile riuscire ad avere un equilibrio di bilancio, e questo lo facciamo a nostro parere intervenendo magari all'interno dell'assessorato con una direzione che sia proprio dedicata al monitoraggio costante sulle risorse. Se monitoriamo bene, le risorse vengono gestite in modo efficiente e anche i cittadini ne beneficiano, perché a questo punto potremmo pensare che anche temi come le liste d'attesa infinite, attraverso una migliore organizzazione del servizio, possano in qualche modo quantomeno essere corretti. Tra i nodi che emergono con più forza c'è anche quello dell'organizzazione delle aziende sanitarie. È difficile che cambi il modello del 3 maxi ASL deciso a fine 2015, ma ci saranno comunque delle modifiche all'organizzazione della sanità, lo dice lo stesso Presidente Giani al nostro microfono. Noi abbiamo avuto la legge di organizzazione del nostro sistema sanitario nel 2005, la legge 40, l'abbiamo vista modificare con l'allargamento delle ASL da 10 a 3, quelle territoriali, con la legge 84 del 2015, dopo 10 anni. Oggi, dopo 7 anni, siamo nelle condizioni di perfezionare ancora la legge, quindi andiamo in una riforma del sistema sanitario regionale cercando di accentuare aspetti che non modificano e non stravolgono l'impalcatura dell'attuale sistema, ma che ad esempio possono dare una maggiore corresponsabilità ai direttori generali per quanto riguarda la programmazione, possono accentuare il ruolo dei direttori dell'ospedale, possono accrescere i poteri dei distretti. Con 21 sì e 12 no passa il piano di razionalizzazione delle società partecipate. Si prevede la cessione del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana in modo da assicurare il controllo della società entro febbraio 2023. Per Sviluppo Toscana, entro il 31 agosto, ci dovranno essere la valutazione e l'approvazione del nuovo piano industriale da parte della Giunta ed entro la fine dell'anno l'acquisizione di tutte le azioni di SICI, che sarebbe Sviluppo Imprese Centro Italia. L'indirizzo emerso è quello di sviluppare un unico soggetto, ovvero Sviluppo Toscana, con il rilancio di Fidi, argomento di grande rilievo che ha già avuto un'anticipazione del dibattito di alcune settimane fa e che affronteremo con tutte le interviste nella prossima puntata di Regionando, quando parleremo meglio anche della legge sulla pratica sportiva. Ed è un sì unanime a questa legge, si tratta di una serie di modifiche in realtà ad una precedente legge. La promozione dell'attività fisica avverrà predisponendo progetti indirizzati a tutte le fasce di età e a diversi ambiti di riferimento, e si realizzerà attraverso la revisione dei protocolli di esercizio per l'attività fisica adattata, la cosiddetta AFA,
oggi esistenti attraverso anche nuovi programmi di esercizio strutturato. A maggioranza poi c'è l'ok al bilancio di previsione 2022 di Ente Terre di Toscana, che ha un patrimonio agricolo forestale di 110.000 ettari e che gestisce alcune aziende della regione come Alberese, Cesa e Suvignano, quest'ultima la più grande proprietà del centro nord Italia, confiscata alla mafia. Il governo, ormai è chiaro, vuole installare un rigassificatore a Piombino. In questa direzione va anche la nomina di Giani a commissario, così come il suo collega presidente della regione Emilia-Romagna è stato scelto commissario per la nave gasiera che andrà a Ravenna. Giani ora pone però una condizione. Non si deve più parlare di una nave di rigassificazione che entra nel porto di Piombino e dopo 2 anni è sostituita da una piattaforma offshore nel Golfo di Follonica. No, questa è una fase che per quanto mi riguarda non va bene. La Toscana ha già una piattaforma di rigassificazione a Livorno. Dal centrodestra resta il disappunto per la scelta del sito di Piombino e per la stessa nomina di Giani a commissario. Piombino ha pagato tanto nei confronti dell'interesse generale nazionale e questa volta la Toscana, che rischia di essere un hub di energia a livello Italia, abbiamo già un offshore rigassificatore fuori Livorno, si parla del metanodotto che da Barcellona deve arrivare a Livorno, in più una delle due navi gasiere, Ravenna e Piombino, deve essere collocata ancora una volta in Toscana, ma non si capisce perché si debba avere una posizione supina nei confronti di scelte del governo, e noi chiediamo con forza che il Presidente della Regione respinga questa nomina per far capire e valere quelle che sono le criticità che questo progetto potrebbe portare sul nostro territorio. Rispetto alle perplessità del territorio che si manifestano nella grande manifestazione di Piombino, Giani risponde così alla nostra domanda su come pensa a superarle. Ma soprattutto attraverso quello che nel memorandum per il governo io ho posto essere questioni che da anni vengono affrontate a parole a Piombino ma poi non vengono risolte, quindi la necessità di procedere a quella che è la strada che passi dal porto senza portare il traffico attraverso il centro prima di arrivare alle banchine che vanno all'isola d'Elba e alle isole dell'arcipelago, attraverso una vera bonifica dei terreni che da 100 anni sono stati intaccati da quello che era la produzione siderurgica, da una valorizzazione della siderurgia di Piombino, quindi con lavoro che possa ritrovare nella produzione siderurgica Piombino centralità, certo non con quello che erano condizioni di inquinamento come quelle provocate negli ultimi termini dall'alto forno, ma invece con la realizzazione di un forno elettrico. Sono stati giorni molto intensi questi anche per le tante attività che qui in Consiglio regionale hanno trovato spazio e risonanza. In primo luogo il Premio Architettura, giunto alla 3ª edizione e che ha messo in risalto i progetti di Officine Giulio House, Scuola Comprensiva di Sant'Albino, Ginori 1735, Museo dell'Opera del Duomo di Pisa e Piazza dell'Isolotto. I criteri per la scelta? Un sapiente uso di materiali sostenibili e di alta qualità, una valorizzazione del dialogo tra architettura e paesaggio, soluzioni architettoniche che restituiscono la valenza civica dei luoghi, la bellezza come elemento preordinante e comunicativo. Tante interviste nella nostra puntata del 24 giugno. Intanto, fino al 22 giugno, proseguirà a Firenze, alla Palazzina Reale in Piazza della Stazione, la mostra con i 20 progetti migliori. Ci sono i 5 premiati, che abbiamo detto, più tutti gli altri che hanno ricevuto la menzione. Tra 7 giorni vedremo nel dettaglio anche le migliori campagne di comunicazione sociale nella 1ª edizione del concorso La Toscana che fa bene del Corecom e del CESUT. Questo è lo spot che ha vinto. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Oh, fuck!
manca la vista, non la voglia di sorridere. Il 5 per 1000 si avvicina. Dona anche tu per dar vita a nuovi progetti. Noi ci ritroviamo qui sul canale 15 in tutta la Toscana tra 7 giorni, sempre dopo il TG del venerdì sera. Non andremo in onda sabato 25 e domenica 26 giugno, giorni di silenzio elettorale. Tutte le repliche di quei giorni le spostiamo a lunedì 27 e martedì 28 giugno.